Teobaldo Acone, ambasciatore delle città del vino, grazie per essere venuto a Più Economia. Città del Vino lancia un appello ai candidati al Parlamento, ormai mancano pochi giorni alle elezioni. Qual è il contenuto di questo documento? Ah, naturalmente sono vari punti che la mia associazione chiede ai candidati nazionali e ai candidati locali. Naturalmente per farla più semplice si punta sul territorio, sull'ambiente, sulla qualità del prodotto, sulla formazione, sulla promozione del territorio e quindi tenere in evidenza l'agricoltura sotto questo aspetto qua. Sembra che questi temi però insomma, non siano molto sentiti e molto toccati in questa campagna elettorale, poi soprattutto forse qui in Campania. Ma diciamo che io tramite i giornali, tramite la stampa, ho cercato di diffondere questo documento che è uscito e quindi diciamo che tutti i candidati locali sanno più o meno l'Associazione Città del Vino che cosa chiede ai candidati che saranno poi eletti a livello nazionale in Parlamento per l'agricoltura. Diciamo che qualche parlamentare mi ha contattato e devo dire che qualche parlamentare terrà conto di questo manifesto. Però voglio dire questa sera che ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda la filiera enogastronomica. Primo, torno a ripeterlo sempre, un consorzio di tutela che non funziona. Secondo, le strade del vino, e quindi mi rivolgo alla provincia, alla prossima provincia chi sarà, assessore all'agricoltura, per quanto riguarda le strade del vino. Abbiamo avuto un'altra doccia fredda alcuni giorni fa quando è venuto il ministro dell'agricoltura e ha detto papale papale che a livello regionale e anche provinciale c'erano i soldi per queste cose e non sono stati spesi, sono tornati indietro. Quindi io penso che una volta che si è formato il governo, una volta che ci sono fatte le elezioni provinciali, bisogna, e penso che mi rivolgo a voi come comunicazione, di ricordare quando sarà. Di creare presso la provincia, questo l'ho sempre detto, una consulta permanente per quanto riguarda come creare sviluppo in Irpinia. È ovvio, non solamente dal punto di vista vitivinicolo, della filiera enogastronomica, ma anche dal punto di vista della cultura del territorio e tenere in evidenza i giovani, perché noi dobbiamo anche dire una cosa molto semplice: in Irpinia ci sono 230 aziende, non è che ce ne sono 10. E quindi bisogna regolarlo, far capire a loro che cosa significa impresa. E io sto cercando di contattare tutte le istituzioni locali, tra cui non nascondo anche la Confindustria, ho iniziato un discorso di cercare di far insistere, di trovare delle aziende, di inserirle nella Confindustria per far cominciare a capire che cosa significa impresa. Perché qua ancora oggi le aziende vitivinicole che sono nate, che si stanno nascendo ancora, si credono che l'azienda vitivinicola fosse un'azienda agricola. Sì, deriva da un'azienda agricola, ma poi diventa impresa perché nel momento in cui vende il vino a livello nazionale e internazionale è un'impresa e crea naturalmente sviluppo e posti di lavoro. Molto bene, subito dopo le elezioni politiche in provincia di Avellino ci saranno anche le amministrative, soprattutto è interessato il comune capoluogo. Sì. Città del Vino, insomma, prenderà delle posizioni. Ma Città del Vino prenderà sempre le sue solite posizioni, che voi della comunicazione sapete, cioè fare un'enoteca provinciale nel carcere borbonico, eventualmente fare un evento, come lo sto facendo ogni anno con le altre associazioni, il Pigna Wine, perché Rincoglie Vibri è una città con 3 DOCG, non ci fosse un evento. Poi teniamo conto che fra poco, già è in funzione, non si chiameranno più DOCG o DOC, ma si chiameranno DOP. E quindi l'identità del territorio con il tempo andrà a scomparire. Fortunatamente il fiano si chiama fiano di Avellino, il greco si chiama il greco di Duvo e Taurasi, Taurasi. Quindi ci salviamo sotto questo punto di vista. Però per la città, tra l'altro, sto cercando di mettermi in contatto con il sovrintendente di Salerno e Avellino perché lessi parecchie settimane fa sul giornale, fece un intervento in cui disse che il carcere di Borbonico deve diventare un polo di cultura della città. E quindi sto aspettando di avere un incontro con lui per dire che noi come Città del Vino e come governo possiamo dare una mano ad organizzare,
un'enoteca provinciale, perché la mia associazione, come Covancia, hanno un'esperienza di più di 20 anni di come si organizza un'enoteca provinciale. Ecco, secondo me questo è il punto focale per... Anzi, io lancio un messaggio a Più Economia stasera, ma rivolto anche agli altri, di informazione, che dopo finite le elezioni politiche, e ci sono, si sa chi è uscito, di fare un incontro con le mie due associazioni di Città del Vino Covai, perché mi voglio confrontare. Io non mi riesco a confrontare con i politici nostri locali che vanno a Roma e poi non fanno niente. Quindi se noi come Città del Vino abbiamo lanciato un documento, un manifesto, vogliamo ricordarglielo anche quei candidati che usciranno eletti, che cosa devono fare per il territorio degli Irpini. Ecco, dottor Acume, brevemente come ultima domanda, se ci spiega davvero in sintesi invece che cos'è il piano regolatore della Città del Vino. Il piano regolatore della Città del Vino è la bandiera dell'associazione da quando è nata, cioè questo piano regolatore è stato fatto per mettere in evidenza l'importanza dell'agricoltore, del contadino nelle città dove si produce il vino, e dire che il sindaco, prima di fare un piano regolatore generale oppure di stabilire dove si può costruire un'industria, deve chiedere, non è chiedere insomma, deve informarsi bene presso i contadini, gli agricoltori di quel territorio, se quel terreno si può o non si può costruire qualcosa, perché qui se andiamo a vedere con la ricostruzione del terremoto si è costruito in un modo, anche in provincia, in un modo indecente, e quindi questo è importante perché nello stesso tempo si fa la zonizzazione del territorio e si identificano in ogni comune quali sono le zone che possono essere edificate e quali che non possono essere edificate. E quindi questa è anche una cosa importante.